Non senso italiano di Edoardo Torricella. Vogliamo partire da questa, diciamo, frase che sottintende due cose. Uno, che esiste una particolare poetica che si chiama nonsense. All'inglese. All'inglese. E un libro scritto appunto dal regista, scrittore, poeta e attore nonsense italiano, da cui leggeremo due poesie. E dall'altra perché l'Italia è il paese del nonsense, e dopo vedrete per quale ragione. Intanto leggiamo le due poesie. La prima: lo Stato crollato per far posto al mercato globale di merci e di voti, disse olè olè, chi fa per sé fa per tre. Seconda poesia che vi vogliamo leggere. Carina. Smisurato e marginato brancola nel buio dell'italietta. Unica regola, la disinformazione. Uscire dal tunnel dei segnali di fumo, picchiatelli e manutengoli. Sprovincializzatevi, patata bollente, enorme, nei canolicchi dei consueti avvisi di garanzia. Don Milani, amore in atto. Carina, carina. Grande poesia. Carina. Allora, parliamo adesso, parlando di nonsense, parliamo dell'ultima... Un po' come Jerry Lewis. Esattamente, dell'ultima... Picchiatello. Esattamente. Parliamo dell'ultimo consiglio della Banca d'Italia, in cui un ipotetico consiglio superiore ha fatto alcune... Sedicente consiglio superiore ha fatto alcune proposte. Attenzione, intanto diciamo subito che il fatto che abbiano messo il nome consiglio superiore lo hanno fatto apposta per far credere che la Banca d'Italia sia un ente pubblico. Disinformazia. In realtà tutto è fuorché ente pubblico. Infatti il consiglio superiore è un gruppo di gerenti della Banca d'Italia, i quali sono eletti dagli azionisti, i quali sono per circa il 95%. Sono 15 banche, 15 privati, banche, dal banche, nome, azionisti, dal nome, truffatori, dal, usurai, dal mafiosi, italiano, che... dal nome italiano, ma di capitale estero. Attenzione, la Banca d'Italia è un ente di diritto pubblico. Sapete che significa? Non significa, come loro vogliono far credere, che è un ente pubblico, ma che è un ente privato, attenti, di cui può essere azionista chiunque. Quindi se domani la mafia o organizzazioni di quel tipo ritiene di dover acquistare una percentuale di azioni della Banca d'Italia, può farlo. Anche Gheddafi e la Libia sono azioniste, tramite il San Esattamente. Paolo. In quel caso però Gheddafi lo fece per aiutare effettivamente l'Italia, e questa è la ragione per cui è stato L'hanno attaccato fatto voi. Ed ucciso. Allora, ricordiamo anche altre tre cosette e poi arriveremo alle proposte. Ricordiamo che nel 1933 la Federal Reserve, sfruttando la crisi, fece approvare una legge secondo la quale tutti i cittadini americani dovevano portare il loro oro, in loro possesso, all'ammasso, tutti consegnandolo alla Federal Reserve. Chi non lo faceva era condannato a 10 anni di carcere. Più o meno nello stesso periodo lo Stato fascista fece, per le stesse ragioni che furono determinate anche dalle sanzioni per il nostro attacco all'Etiopia, esatto, però la consegna dell'oro fu un atto di generosità e non era imposto da nessuno, e tutti lo fecero perché era un momento di l'oro grande consenso alla patria. Era un momento di grande consenso dello sforzo italiano anche per quanto riguardava la conquista. Ma i risultati c'erano, ecco perché la gente vedeva benevolmente un'azione del genere. Sempre rimanendo nell'ottica di questo pseudo ente pubblico che è la Banca d'Italia, la Banca d'Italia ha dichiarato falsamente di agire per conto dello Stato, il che non è assolutamente vero. Ricordiamo di nuovo che il Consiglio Superiore è stato eletto dagli azionisti. Per il decreto di legge del 2006, il solo unico obbligo che ha la Banca d'Italia nei confronti dello Stato, attenzione, è di trasmettere al Parlamento il resoconto dell'attività.
siccome il Parlamento non conta niente ed è composto da testa di cazzo, quando va bene. Ormai conta soltanto il ministro cosiddetto tecnico. Esattamente. Che risponde sempre agli stessi. Esattamente, sono loro. Ecco, questa è un'altra ragione per dirvi, guardate che i ministri sono loro, non solo hanno in mano la Banca d'Italia, ma sono loro, hanno in mano anche il governo. E adesso, se ci scappa ancora un po' di tempo, sì, sì. Proposta del Consiglio Superiore. In applicazione degli articoli 38 e 39 del Statuto, il Consiglio dello Statuto. Sì, non della legge istitutiva della Banca d'Italia, ma dello Statuto della Banca d'Italia. Il Consiglio Superiore, udito il favorevole riferimento del Collegio Sindacale della Banca d'Italia, cioè Collegio Sindacale dei padroni. Se la cantano e se la suonano. Propone che l'utile netto di euro 1.129.175.576 conseguito nell'esercizio 2011 venga così ripartito. Alla riserva ordinaria nella misura del 20%, la riserva ordinaria della Banca d'Italia, ai partecipanti in ragione del 6% del capitale, di 6% del capitale, non dell'utile, attenzione, alla riserva straordinaria nella misura del 20%, 225.835.115, quindi abbiamo due riserve. Quindi abbiamo la riserva ordinaria e la riserva straordinaria, che resta lì, in mano allo Signore. Ai partecipanti, nella misura del 4% del capitale, a integrazione del dividendo, oltre al dividendo, pari a 6.240. Allo Stato, la restante somma di 677.489.747, totale cifra. Gli spiccioli. Non sono tanto spiccioli, ma comunque riguarda una tassazione. È una tassazione, non è indice di proprietà, perché sennò allo Stato andrebbe tutto. A norma dell'articolo 40 dello Statuto, il Consiglio Superiore propone inoltre la distribuzione ai partecipanti a valere sul fruttato delle riserve ordinarie e straordinarie un ulteriore importo di 67 milioni e 50 mila euro, pari al 0,50% come nell'esercizio precedente. Quindi praticamente questi si sono mangiati tutto e sono tutti sotto forma di proposta di un ipotetico Consiglio Superiore a cui è stato dato questo nome per far credere che corrisponde al controllo, sì, oppure che sia l'Istituto Superiore della Magistratura, che siano altri istituti superiori, un ente che terzo. Con noi non hanno assolutamente nulla a che fare. Qui una persona che però non credo abbia creato ufficialmente la cosa, vi scrive, perché è una comunicazione riservata inviata a me, vi è poi il mistero dell'utile netto attribuito per il 60% allo Stato, vedi allegato. A che titolo, visto che apparentemente i partecipanti ufficiali della Banca d'Italia sono 58 enti, di cui 51 banche, l'INPS, 6 compagnie di assicurazioni per un totale di 300.000 euro di azioni, ciascuna con un valore nominale di 0,52 euro, cioè 1.000 lire di una volta? Le attività, la cui proprietà come scritta è dubbia, sono state investite per il 95% circa in titoli di Stato. Italiani si presume, il che non è assolutamente vero. Allora la Repubblica compra con le sue riserve i propri titoli? Ed allora perché deve pagare gli interessi? Punto e basta. Bene, mi sembra che sia una domanda molto pertinente e perforante. Direi, anzi, se abbiamo un minuto vogliamo concludere con un'altra pseudo mistificazione. Velocissimo. E ve lo facciamo vedere, vedi come si mistificano le cose. Ma quale socialista? A Keynes piaceva speculare in borsa? Assolutamente sì. Allora cosa cambia? Ma ha detto chi era questo millantatore? Ma scusate, Keynes ha stabilito dei principi ai quali noi con piacere vorremmo che ci si attenesse. Che cosa conta che lui fosse un iperliberista, un liberista in se stesso? È quello che ha proposto come soluzione di certi problemi che a noi interessa. Allora, siccome tu sai, e questo è ovviamente Panorama, un giornale iperliberista se non ultraliberista, tu sai perfettamente che Keynes potrebbe rappresentare un punto di riferimento per cittadini.